Noi adesso procederemo a tutelare i ragazzi in tutte le sedi, sia in ambito civile che in ambito penale. Nel frattempo affiancheremo il ragazzo e la famiglia nell'attesa di tutte le verifiche delle autorità competenti, dell'organo dello SPISAL e di tutto l'ente preposto e andremo a valutare tutti i vari capi di responsabilità che si andranno a evincere in questa fattispecie, cosa che personalmente lascia molto molto perplessa anche la mia persona, è il fatto che la lettera di contestazione dell'azienda sia arrivata a 2 giorni dall'infortunio, quando il ragazzo era ancora in prognosi riservata, in pericolo di vita, noncuranti dello stato di salute del dipendente, che ricordiamo è un ragazzo, la sua prima bonifica, sua prima esperienza lavorativa seria, che doveva solamente essere accompagnato e tutelato, soprattutto nella prima attività su campo. La contestazione fatta dall'azienda lascia il tempo che trova, perché è totalmente non veritiera rispetto anche a quanto dichiarato dai colleghi del giovane, da quello che ad oggi almeno ci risulta. Poi saranno tutte situazioni da andare a verificare nei tempi e nelle sedi dovute. È pensabile quindi che chieda un risarcimento danni, per esempio, all'azienda? Beh, assolutamente. Intanto ci muoveremo andando a seguire tutto l'iter di accertamento. Poi l'accertamento per quanto riguarda le lesioni, che sono purtroppo molto gravi, oltre anche a una grave preoccupazione per un danno futuro, perché ha respirato purtroppo anche molta polvere d'amianto. E quindi bisognerà anche vedere in futuro che cosa potrà avvenire con questo.